Nuovamente, qua ragazzi, qua Max Logimicato, ci sono al sole e sono qui a presentarvi il mio nuovo video, che ragazzi è un video magicerrimo, perché infatti oggi sono qui a presentarvi il secondo episodio del Potisci della Pala. E una cosa devo dirla, ragazzi, questo secondo episodio io l'avevo già registrato, però in un modo abbastanza ambiguo. Cosa è successo? Il mio computer mi ha eliminato il file video di quell'episodio, quindi questo qua sarà sì l'episodio 2, ma come se partissimo dall'episodio numero 3. Infatti, come vedete, le partite non sono più 2-0-0, bensì sono 4-0-0. Ciò significa che lo scorso episodio mi era andato alla grande. Prima di iniziare, vi volevo innanzitutto dirvi di passare da FIFA con se siete interessati a comprare i crediti di FIFA. Poi, che se mi sentite abbastanza strano perché mi sono appena svegliato, però, dato che tra poco devo studiare, appunto, sono costretto a fare il video adesso. E un'altra cosa, vi spiego un attimo che cos'è il Potisci della Pala per chi non lo sapesse. Allora, il Potisci della è quella mia serie dove io farò delle partite, una specie di Road to Glory, però quelle partite determineranno molte premi che voi potrete vincere. In che senso? Allora, in ogni episodio io partirò da un budget virtuale di meno 100.000 crediti, e poi in ogni episodio compierò due partite. Se vincerò queste due partite, il mio budget salirà di 25.000 crediti. Se subirò un gol, diminuirà di 20.000 crediti. Se farò un gol aumenterà di 10.000 crediti, e invece se perderò le partite fatte diminuirà di 50.000 crediti a partita. Facciamo un esempio, che gli esempi capiscono tutti. Allora, io sto facendo un po' di scitella, la prima partita la perderò 2-0, ciò significa che ho subito due gol, quindi 2 per 20, 40.000, e in più ho perso la partita, 50.000. Quindi il mio budget dovrà diminuire di 90.000 crediti, ciò significa che andrà a meno 190.000 crediti. Invece la partita dopo la vincerò 1-0, quindi un gol fatto mi farà aumentare il budget di 10.000 crediti, quindi andremo a meno 180.000 crediti, e in più ho vinto la partita, ciò significa che il mio budget andrà a meno 155.000 crediti. E quei 155.000 crediti, ragazzi, saranno quei crediti che voi potrete vincere facilmente commentando questo video, rispondendo a una domanda che io farò nel Potisci della. Quindi ragazzi, se vi ricordate, nel primo episodio io avevo portato il mio budget in positivo, però dato che era clima natalizio avevo deciso di farvi lo stesso una sorta di regalo, e avevo messo in palio appunto 100.000 crediti. L'estrazione, o meglio il vincitore di quei 100.000 crediti, lo troverete a fine video. Quindi se siete interessati a sapere se avete vinto o no 100.000 crediti di quel video là, aspettate la fine di questo video. E basta, quindi una cosa abbastanza tattica. Poi vi dico un attimo che cosa era successo nel secondo episodio. Niente di particolare, avevo cambiato il modulo in un 4-3-3 e avevo comprato questo mio primo giocatore di tutto il Potisci della Pala, che è Wazer, se non erro. E adesso lo faccio vedere, vabbè. Ho cambiato il modulo per far risaltare le qualità di Piscitella, Rolando Bianchi e lo stesso Wazer, che gli ho pagato 1000 crediti. E ragazzi, ha 4 stelle di mossa abilità, 4 stelle di piede debole, e poi è un giocatore anche non conosciuto, ma che secondo me è veramente forte. Infatti uno dei miei obiettivi di questa serie è quello di fare squadre che sono straforti, che sono forti, costituite da giocatori che non usa praticamente nessuno. Cioè, io non ho mai visto gente utilizzare Wazer, quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica. Piccola cosa da dire, che questo video sarà abbastanza diverso, perché adesso mi scuso innanzitutto per i 3 minuti in cui ho parlato senza far niente, però appunto dovevo spiegarvi un attimo la situazione. E questo video sarà diverso dalle altre Potisci della, perché sarà anche un misto di pack opening. Infatti ho deciso di fare questa serie anche diciamo compiendola, aprendo dei pacchetti. Adesso fare una sorta di road to pack nel Potisci della, quindi mi sembra assai una magicata. E quindi oggi andremo ad aprire i pacchetti speciali e poi andremo a fare solamente una partita. Cosa significa ciò? Che il nostro budget partirà da meno 50.000 crediti al posto di meno 100.000 crediti. Primo pacchetto, ragazzi, abbiamo trovato Donovan. Questi li conserviamo tutti, perché poi appunto cercheremo di fare una squadra anche con questi giocatori. Secondo pacchetto. Secondo pacchetto. Oddio, un'informa! Oddio, un'informa! Moreno in forma, ragazzi! Moreno in forma! No, madonna! Cioè, è magicissima questa serie. Abbiamo già trovato un'informa che credo che inizieremo ad utilizzare subito. O forse no, adesso vedremo. Quindi stiamo partendo alla grande. Secondo pacchetto, Moreno in forma, che costa meno di 10.000 crediti. Però vabbè. Terzo pacchetto. Terzo pacchetto, saltiamo. No, Bertrand Bender, De Lofeu e nient'altro. Quarto pacchetto, ragazzi. Chi abbiamo trovato? Nessuno, buono. Penultimo pacchetto. Handanovic, buono. Ci servirà. Dai,
Ragazzi, l'ultimo pacchetto lo farò tenendo una mano sulla testa di Pulce, che non so se voi avevate visto. Fatemi sapere se l'avevate visto o meno. Dai, Pulce, dai, oh, facci trovare qualcosa, facci trovare qualcosa. Anzi, noi col naso, già abbiamo col naso. No, Pulce, è sfortunato, non c'è niente da fare. Comunque adesso andremo a giocare la partita, appunto, di questo episodio. Ci si sente tra pocherrimo. Ragazzi, ho deciso di utilizzare questa squadra senza appunto modificarla utilizzando i giocatori trovati nei pacchetti. Perché? Perché ragazzi, volevo prima sapere se quest'idea vi piaceva. Infatti è questa qua la domanda di questo episodio. Vi va bene che magari unisco il Poticitella con una sorta di road to pack? Fatemelo sapere nei commenti e dopo aver scritto ciò commentate scrivendo partecipo. Così facendo entrerete automaticamente nei partecipanti del contest. Ora non si sa ancora se il mio budget sarà in positivo o in negativo, però appunto entrerete già automaticamente nei partecipanti. Adesso andiamo a vedere la sua squadra e andiamo a vederla. Speriamo, 45 d'intesa dovrebbe essere abbastanza easy. 4-4-2 sembra quello iniziale, quindi not bad. Visitella, vedrò Bianchi che vede da fuoco calaccia. No, controllo esemplare. Grazie, Waze, no, sì, e c'è il gol, Rolando Bianchi, 1-0, quindi budget di meno 50.000 crediti, noi abbiamo fatto un gol, va a meno 40.000 crediti. Rolando Bianchi avanza, può andare a segnare, Rolando i numeri, e c'è il 2-0 al 31esimo, doppietta di Rolando Bianchi, quindi budget di meno 30.000 crediti. Di lì, ops, 3-0, tripletta di Rolando Bianchi. Comunque ragazzi, vi volevo dire che mi scuso perché sto vedendo che non ho zoomato la webcam, quindi se non mi vedete abbastanza vicino sapete il motivo. Aia, no, ai, 3-1 ragazzi, quindi andiamo a meno 40.000 crediti di budget. Vai Bianchi, ops, e lo scavalca, 4-1, base di meno 30.000 crediti. Devo fare ancora un gol, se no vado in negativo, se vinco appunto. No, porco Giuda. Meno 50.000 crediti, Dio santo. Oddio, no, porco Giuda, 4-3. Ah, meno 70.000 crediti, Dio santo. Dai, Gambino, 5-3, ancora uno devo farlo minimo. Meno 60.000 crediti, meno 60.000 crediti, però abbiamo vinto, quindi meno 35.000 crediti. Quindi, che palle, oddio santo, ho preso dei gol stupiderrimi. Quindi ragazzi, questo qua era un facilissimo esempio. Io ho fatto 5 gol, quindi tecnicamente parlando bisogna togliere e bisogna aggiungere quella somma algebrica a meno 50.000 crediti, 50.000 crediti, quindi si andava virtualmente a zero. Però ne ho subiti 3, 3 per 2 fa 6, quindi andiamo a meno 60.000 crediti. Però fortunatamente ho vinto. Meno 60.000 crediti più 25.000 crediti uguale meno 35.000 crediti. Quindi ragazzi, se voi avete commentato questo video scrivendo, rispondendo alle domande che appunto io vi ho fatto in questo video, ecco, io ora non me le ricordo, mi sembra che vi abbia chiesto se volete che la integri anche con una sorta di road to pack, e poi se volete che io cambi le regole o qualcosa di simile, e parteciperete automaticamente a questo contest con in palio 35.000 crediti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'idea vi sia piaciuta, fatemi appunto sapere se volete cambiare qualcosa, e quindi detto questo io vi saluto e vi dico patente, senta al prossimo video, bolla! Allora ragazzi, eccoci qui a presentarvi l'estrazione dello scorso contest, che è appunto quello relativo al Poticitella pala numero 1 di FIFA 14 Ultimate Team, che appunto in questo contest andrò a scegliere casualmente il vincitore di 100.000 crediti. Innanzitutto volevo ringraziare Gaetano La Rocca, che mi ha ricordato l'esistenza di questo sito che si chiama suadeo.ch, che è appunto quel sito comodernimo che sceglie automaticamente, ovviamente casualmente, un commento a caso, meglio un utente
che ha commentato un determinato video. Infatti in questo modo io non dovrò più contarmi tutti i commenti, puoi sceglierne uno casuale con random.org, bensì mi basterà mettere l'id del video, che è quello che si trova dopo l'uguale, quindi mch7 bla 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 bla. Poi il numero di vincitore, che è appunto 1, l'iscrizione, appunto deve essere iscritto al mio canale, quindi mettiamo OAXEL, e poi membri malati non ci sono, single comment allowed. Allora, dal prossimo episodio io punterò questo quadratino in modo tale che appunto non possa vincere uno che magari ha commentato 2 o 3 volte per avere più possibilità. Però nell'episodio numero 1 non ho detto niente di tutto ciò, quindi mi sembra anche più corretto non dare... appunto non permettere di far vincere uno che magari ha commentato solo una volta. Questo solo perché io non l'avevo detto. Quindi let's see who is the winner now. Ci clicchiamo sopra. Mi hanno detto che dopo può capitare che non vi trovi subito un vincitore. Comunque noi vediamo. Wait a moment please. E noi waitiamo un momento. Waitiamo. La figa. Quanti siete? Waitiamo. Ci sta sentendo Marcello. Allora, l'ha trovato, il vincitore è Italian Help Tutorial, quindi go to the profile, non so come si dica. Ora, sto utilizzando Internet Explorer perché Chrome non mi faceva appunto utilizzare questo sito. Comunque, Italian Help Tutorial, sei il vincitore, contattami, appunto scrivendomi un messaggio privato, sei il vincitore di 100.000 crediti. Scrivimi ovviamente un giocatore da mettere in vendita e ovviamente la console su cui tu sei, quindi PS3, PS4, oppure Xbox One o Xbox 360. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'estrazione anche vi sia piaciuta. Vi ricordo quindi di commentare, rispondendo alle domande che ho fatto, di mettere mi piace al video e di iscrivervi al mio canale per partecipare a questo prossimo contest. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, ci sento al prossimo video, bolla!